Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Salvatore Palomba e oggi continuiamo la rubrica con l'Aladino di Telecom Italia. Parliamo finalmente dell'Aladino 2. Abbiamo terminato il ciclo dell'Aladino 1 e adesso andiamo all'Aladino 2 di Telecom Italia, appunto. L'Aladino 2 fu un Aladino che venne prodotto ovviamente dopo l'1, ma non solo. Fu anche un Aladino che, a differenza dell'1, pare essere prodotto, perché l'Aladino 1 pare essere prodotto solo da Master, mentre invece l'Aladino 2 pare essere prodotto da Master, ma anche da Urmet. Quello che state vedendo in questo momento è un Aladino di Urmet, con la versione software 1.06, mentre l'altra aveva la versione software, l'altro Aladino 1 aveva la 135. Allora, andiamo quindi a vedere questo Aladino. Come potete vedere, togliendo un attimo il cordless dalla base, la base stessa si presenta in maniera molto diversa rispetto a quella dell'Aladino 1. Facciamo un paragone. Questa è la base dell'Aladino 1 con l'Aladino 1 che sta caricando. E potete vedere che in questa base abbiamo la luce di ricarica e il tasto del paging. Qua invece abbiamo messaggi. Messaggi, le liste chiamate perse e l'icona che in realtà dovrebbe significare appunto che la base sta funzionando, e il tasto paging è qua. Nella base dell'Aladino 2 invece abbiamo la luce che in realtà corrisponde a questo, non è più il tasto paging, non è più un tasto, la luce che in realtà corrisponde a questo è qua. E poi qua abbiamo entrambe le icone, questa qua messaggi e questa qua lista chiamate. La lucetta di ricarica, come potete vedere, la forma della luce è diversa rispetto a questa forma, verrà poi mantenuta in tutti gli altri Aladino, incluso il 3 e il 4 Slim. E poi per gli Aladino, diciamo, di questa dimensione, che poi c'è anche il micro che ha una base diversa. E abbiamo soprattutto anche, vabbè, l'antenna come è uguale, come potete vedere, e il lettore di schede SIM è colorato dallo stesso colore della base, a differenza dell'Aladino 1 che ce l'aveva bianco. Quindi ragazzi, questa qui è la base, appunto, e devo fare una precisazione: la base dipende anche da che cordless avete comprato, perché quella dell'Aladino 2 di Master, quando viene accesa, mostra questa lucetta qua si accende dello stesso colore, quindi giallognola, e rimane statica, mentre invece in questa base qua lampeggia, perché quelle di Urmet lampeggiano. E poi la luce è uguale a questa, cambia solo la forma, ma il comportamento è identico. Adesso andiamo al cordless. Allora, io adesso prendo, eccolo qua. L'Aladino 2, a differenza dell'Aladino 1, ha i tasti tutti uniti, come potete vedere, incluso anche il microfono, che prima era scorporato dal telefono, adesso invece è inserito nella tastiera. Il resto del telefono rimane uguale e soprattutto. E adesso abbiamo una novità abbastanza importante. Possiamo, tramite questo tasto, cosa che non potevamo fare in quello, accendere o spegnere il telefono. Quindi, ragazzi, adesso accendiamo il telefono. Questo è l'avvio dell'Aladino di Urmet. L'Aladino di Master si avvia diversamente. E aspettate che devo mettere a fuoco. Ok, aspettate, ok. E ovviamente abbiamo un telefono che appunto quello di Urmet si avvia diversamente, come dicevo, mentre quello di Master si avvia con una schermata verde e poi entra nel software. Allora, quindi abbiamo messaggi, liste chiamate, servizi Telecom Italia, imposta portatile, imposta base, agenda, orologio, affiliazione. Come potete vedere, non abbiamo i giochi. L'Aladino 2, infatti, non ce l'aveva i giochi. Io mi ricordo, infatti, quando comprai il mio primo Aladino, che era un Aladino 2 come questo, solo che era di Master, per questo vi dico anche come si comportava quello di Master, perché me lo ricordo. Non aveva i giochi. Quando io poi andai a casa di una persona che conosciamo in famiglia che aveva l'Aladino 4 Slim, ce l'aveva rosso, io ricordo che fui molto sorpreso quando vidi i giochi, perché non ne sapevo l'esistenza. E quindi alla fine poi realizzai che l'Aladino 2, che era l'unico modello che avevo io, era l'unico senza i giochi. Vabbè, allora, messaggi. Possiamo inviare SMS, email e fax, quindi sono le stesse identiche cose. Centro servizi, è inutile che ve lo sto qua a far vedere, anche perché per vederlo devo attaccare questa base qua, perché siccome al momento questo qua è affiliato alla base del master, siccome i comandi sono diversi non è disponibile. Comunque il menu è sempre questo qua, è sempre il solito menu.
Questo qua scrive messaggio, messaggi ricevuti, messaggi propri, cancella messaggi, impostazioni. Ormai lo conoscete a memoria. Lista chiamate, chiamate ricevute, non risposte, effettuate cancella lista. A differenza di quello di master, questo qua, quando confermo fa. Mentre invece quello di master, io prendo la Ladino 1, ma in realtà questo è invalido anche per la Ladino 2. Di master, ovviamente, fa così. Allora, servizi Telecom Italia. Dove è finito? Ok, servizi Telecom Italia, servizi.it, abbiamo ultima chiamata 400, ultime chiamate 405, segreteria, Alice mia, imposta il proprio numero, cancella il proprio numero, cancella gli altri numeri, 1254, poi loghi e suonerie, trasferimento di chiamata, avviso di chiamata. Ora esatta, servizio sveglia, chiaro hotel, chiamate urgenti, servizio 5, autocapitazione, chi è? E nascondi numero. Fa come negli ITEL, chiedeti la conferma, poi nascondi tipo il numero a 25, che io, mi ho messo 25 nel numero. Imposta portatile. Abbiamo melodia, volume suoneria, volume ricezione, nome portatile, lingua, colore menu, risposta automatica, codice d'accesso del centralino. Possiamo tipo attivarlo, disattivarlo e impostarlo. L'avete notato anche voi, vero? Non abbiamo nessuna impostazione che ci fa cambiare lo sfondo. Esatto, ragazzi, nell'Aladino 2 lo sfondo era solo questo. Anche questo, io fui, vi racconto un aneddoto mio, fui anche abbastanza sorpreso perché quella persona, quell'amica di mia mamma, ce l'aveva così. Io ora ho messo anche qua la macchina che vola, ma comunque ce l'aveva. Fate conto che questo sia un 4 Slim. Ce l'aveva così. Quindi io appena me lo fece provare, perché io quando ero piccolino sempre chiedevo il permesso per provare tutti i telefoni, sempre stato appassionato. Ce l'aveva così e io rimasi un pochino allibito perché non sapevo che si potesse cambiare lo sfondo. E infatti in realtà non si poteva cambiare lo sfondo nell'Aladino 2. Era soltanto questo qui, la macchina che vola, sfondo al quale io sono abbastanza affezionato, però appunto perché è stato uno sfondo che sia sul videotelefono che sull'Aladino mi ha accompagnato comunque durante il mio viaggio alla scoperta dei telefoni. Comunque, questo appunto non c'erano i giochi e non si poteva cambiare nemmeno lo sfondo, però in compenso ha un font molto bello. Questo font qua, questo carattere, questi angoli smussati così mi piacciono di più. Comunque, vabbè. Allora, ragazzi, andiamo alle melodie. Allora, la buona notizia è che gli Aladino di Urmet non interrompono le melodie, quindi non avrò bisogno di farvelo chiamare continuamente. Però, devo farmi una precisazione. L'Aladino di Master ha 5 melodie e vengono riprodotte a metà pure quelle. E poi bisognava chiamare il telefono. Questo qua ne ha 10, quindi adesso, ragazzi, io ve le faccio sentire tutte e 10. Ok, queste qua sono le 10 melodie dell'Aladino, dell'Aladino 2 di Urmet. Sono abbastanza carine, devo essere sincero. Poi abbiamo qua volume suoneria. Volume suoneria salvato, come potete vedere. Volume ricezione, che sarebbe quello che i videotelefoni chiamano volume di ascolto, volume ascolto, quello dell'audio della persona che si chiama. Nome portatile, che è il nome che compare qua. Una cosa che mi piace dell'Aladino è che è molto, molto versatile. Posso fare così e tornare subito alla home quando devo fare vedere una cosa. Allora, lingua abbiamo italiano, tedesco e inglese. Qua facciamo un bel excursus.
Non mi ricordo, devo essere sincero, mi pare di sì che quelli di Master avessero anche lo spagnolo e il francese. Sai che non vi voglio dire cavolate perché non me la ricordo, perché quando ero piccolino l'Aladino di Master guardavo tutto tranne che il menu delle lingue, anche perché non sapevo le lingue all'epoca, quindi non mi interessava tanto. Però non mi ricordo. Comunque, questo qua ha soltanto italiano, tedesco e inglese. Però dobbiamo fare una precisazione. Siamo mo molto molto vicini all'Aladino 500. L'Aladino argentino. Allora, facciamo un excursus. Io questo lo metto temporaneamente sulla base. Ok. Facciamo un excursus. In Argentina, adesso voliamo con la mente, però non si può, c'è il Covid. Comunque, per ora voliamo in Argentina e vediamo cosa successe in quell'epoca. Telecom Italia aveva una partner con te, una partnership, una, come si dice in italiano? Un accordo con Telecom Argentina. Mi pare addirittura, questo lo sa meglio Alessandro, ma comunque mi pare addirittura che Telecom Argentina fosse una, diciamo, una sede affiliata a Telecom Italia. Comunque, fatto sta che erano collegate. Telecom Argentina lanciò l'Aladino 500. L'Aladino 500 non era altro che un altro Aladino prodotto da Urmet che appunto presenta delle differenze. La base dell'Aladino 500, nonostante sia fatta da Urmet, sta statica come alla lucetta della cor con la cornetta che sta statica, quindi non è come quella del nostro Urmet. Però i suoni sono gli stessi e anche le melodie sono le stesse. Quindi siamo in una fase, in questo momento, con questa Aladino 2, siamo in una fase molto, molto, molto vicina all'Argentina. E ovviamente poi uscirà anche l'Aladino 2 New in Argentina, chiamato Aladino Black. Però questa è un'altra storia. Intanto siamo fermi all'Aladino 2 noi. Quindi in Argentina avevano praticamente questo Aladino con qualche piccola modifica, cioè veramente le uniche modifiche che ho visto rispetto al nostro Aladino sono stati i giochi che là ce li hanno, come vi dicevo, e noi no invece, e poi la base con la luce statica. Non ho visto, poi ho avuto modo tramite video fatti da persone argentine che, diciamo, facevo una recensione al telefono, ho avuto modo di sentire i suoni, però mi sembrano uguali a questo. Poi abbiamo colore del menu, appunto abbiamo blu, verde o rosa, esattamente come nell'altro ladino, blu, verde e rosa. Poi abbiamo anche la risposta automatica, ovvero quando squilla il telefono, ce l'hai così, ce l'abbiamo così, squilla il telefono, prendiamo, rispondiamo subito, senza dover premere questo tastino qua, cioè appena prendiamo il telefono risponde automaticamente. E il codice accesso del centralino che vi dicevo, si può appunto impostare, attivarlo o disattivarlo. Imposta base. Suoneria della base, le solite 5 melodie della base, appunto come dicevo, il volume della melodia della base, la priorità portatile per quale portatile deve suonare prima, il segnale flash, che è tipo flash 1 e flash 2, non ho mai capito cosa, sinceramente non ho mai capito cosa sia effettivamente questa funzione, fatto sta che il menu è così, poi per cambiare il codice PIN della base, non abbiamo altre impostazioni. Orologio abbiamo sveglia, imposta date e ora. Nella sveglia possiamo attivare, disattivarlo o impostare il tono. Ovviamente in questo Aladino qua parliamo di melodie, delle prime quattro melodie Urmet, invece l'Aladino di Master ha altre melodie, ovviamente, come dicevo, e sono polifoniche, mi pare, anche nella sveglia. Comunque possiamo attivarla e disattivarla per una sveglia singola, quotidiana, oppure disattivarla completamente. Oppure impostare la data dell'ora. Affiliazione abbiamo appunto registro portatile. Io però ce l'ho registrato su quella base, perché ho tolto l'affiliazione con la base sua perché ne uso una sola per questioni di comodità. Seleziona base, base 1, in questo caso che è quella lì. Oppure disattivare il portatile per disattivarla da un'altra base. Ora vi faccio vedere una cosa, ragazzi. L'Aladino 1 di Master e anche l'Aladino 2 di Master, insomma tutti gli Aladino di Master in pratica, quando io vado su affiliazione, seleziona base, in questo caso base 1, sempre quella. Faccio automatico, c'è solo una base, da errore.
Quelle di Urmet invece, se io vado su automatico, la cosa che fanno è cercare la base. Sulla base. Cerca automaticamente la base sua, diciamo. La base, la prima base che trova. E non dà errore. Quindi, praticamente non dà appunto l'errore e si adatta automaticamente. Ragazzi, per il video dell'Aladino 1, direi, dell'Aladino 2, direi che è tutto e noi ci possiamo vedere alla prossima. Però prima facciamo una chiamata interna all'Aladino 2 con l'Aladino 1.